continuano le schermaglie tra Francia e Regno Unito. Dopo la tragedia dei migranti che hanno perso la vita nella Manica, ora al porto di Calais è partito il blocco dei traghetti da parte dei pescatori. Questi ultimi hanno poi vietato l'accesso dei camion merci al terminal dell'Eurotunnel. I pescatori transalpini vogliono far pressione su Londra affinché ottengano le licenze di pesca, sfruttando anche le acque britanniche. I pescatori chiedono solo una cosa, dice Olivier Lepretre, presidente del Comitato regionale della pesca dell'Alta Francia, che Johnson tenga fede all'accordo che sinora non viene rispettato. Tutti i pescatori britannici dovrebbero avere accesso al mercato europeo dal 1 gennaio di quest'anno, ma noi non abbiamo accesso a una parte della zona economica esclusiva britannica. In precedenza erano già state realizzate azioni simboliche nel porto di Saint-Malo per bloccare le imbarcazioni britanniche. I pescatori si dicono pronti ad intensificare il movimento se il Regno Unito resterà sordo alle loro richieste. Mostreremo al governo britannico che possiamo essere una seccatura, dice Pascal Leclerc, presidente del Comitato per la Pesca del Dipartimento dell'Ille-et-Vilaine. Ma non vogliamo ancora arrivare a questo punto. Quando parlo di seccatura penso al Natale che sta arrivando. E se iniziamo a bloccare i porti? Vogliamo continuare e riavere le nostre licenze, i diritti di pesca che avevamo prima, dato che sono passati decenni. Abbiamo anche lavorato in quelle acque prima degli accordi di Granville Bay, con i nostri amici di Channel Island, è sempre andata molto bene. In base all'accordo sulla Brexit, i pescatori europei possono continuare a lavorare in acque britanniche, se dimostrano che erano soliti pescare in loco. È su queste credenziali che stanno discutendo francesi e britannici. La Commissione europea ha già inviato un ultimatum a Londra per risolvere la controversia entro il 10 dicembre.